Allora avremo Marco Camisani Calzolari per parlare di truffe informatiche, di smartphone, dei vostri computer, dei vostri tablet. Quindi se volete rivolgere domande assolutamente dirette finalmente a lui, perché tutti come me lo seguiamo a Striscia la Notizia, ma non c'è modo ovviamente se non attraverso i suoi social di insomma avere un contatto e di interagire con lui. Bene, qua potete farlo, cominciate a scrivere le vostre domande. Ci chiamiamo un esperto e allora abbiamo proprio individuato lui come punto di riferimento, Marco Camisani Calzolari. Soltanto che c'è un ma, che ora lui è in aeroporto dall'altra parte del mondo e sentivo proprio fuori onda in bassa frequenza che lui stava passando i controlli e lui diceva, cioè, scusatemi ragazzi, ma mi sto passando con il telefono in mano, quindi veramente imbarazzante. Quindi Boris, Fabio, Max, ditemi voi quando sarà disponibile. Nel controlli frattempo, permettendo, è collegato con noi quando vuoi. Fantastico. Allora, Marco, benvenuto! Ciao. Bene, bene. Ciao. Grazie, grazie mille. Grazie, sentirissimi. Ascolta Marco, passati bene i controlli, non dobbiamo temere per Dai. Quando si viaggia fisicamente, purtroppo è diverso che digitalmente. Qua ti fermano, almeno con i bit fermano dei bit. Mannaggia, comodo. Sai come mi imbarazza sentire la tua voce, che è vera. Adesso sto per dire la cazzata del secolo, ma lo so e la dico apposta. È uguale a quella della televisione, Marco. lo so, la imito perfettamente, me lo dicono tutti. Molto bravo. Vabbè, scusa, sono un po' stupidotto, tu non mi conosci, no, ma è il mio. Ragazzi, sennò ti annoiamo. È una delle mie peculiarità. Allora, Marco Camisani Calzolari. Oh, ma a scuola ti, nell'appello facevano tutto il nome o abbreviavano? No, quando faceva l'appello a scuola durava una vita, per colpa mia tutti oggi adesso è arrivato, mannaggia, aspettiamo. Ma gli amici, il tuo soprannome ufficiale, il tuo nick quale sarebbe? MCC, così è bello breve. MCC, è quello. Bello breve. Ok, va bene. Allora, avrete chiaramente, ma non c'è bisogno neanche di spiegarlo, lo facciamo veramente così, a pro forma. Marco Camisani Calzolari, come dicevo, grandissimo esperto di informatica. Mi vuoi raccontare un po', prima di partire con le domande che stanno grandinando, preparati Marco, botta risposta. Bello ragazzi, vai. Da dove mi nasci? Da dove mi nasci? Da dove ti formi? pensate che io davvero è una cosa, cioè sai quei fortunati che hanno una passione da quando sono piccolini. Ovviamente siccome sono un ragazzino giovane, nel 1980, pensate, 80, giocavo con l'elettronica e dopodiché quando sono arrivati i primi computer nell'81, 82, ho incominciato a programmare al posto di giocarci e da allora questa passione non è mai passata. E per anni ho dovuto spiegare a tutti che lavoro facevo, perché non tutti pensavano, non si sapesse, no? Insomma non si capiva tanto bene chiaro cosa stessi facendo. E quindi mi è venuta probabilmente questo desiderio di divulgare, no? Di spiegare a tutti cosa faccio. E da allora piano piano, perché per anni ovviamente mi dicevano: ma cos'è che vuoi parlare tu in radio e televisione? Scusa, di che cosa? Ah, vuoi parlare di palline da golf? Un programma dedicato perfino. Guardi, abbia pazienza, siamo impegnati. No, torni più tardi. E dopo un po' di anni, finalmente 10 anni fa, le prime cose hanno cominciato a prendere sul serio queste palline da golf, ovvero il mondo digitale. Oggi è una realtà. Ma tu pensa. Eh sì, oggi è una realtà, a volte anche brutta realtà, purtroppo, perché riusciamo a rovinare anche le cose più belle, come spesso sottolinei tu. Arrivano anche i primi complimenti, capitano, è una splendida persona, anche su Facebook risponde sempre. Ma che carino. Gentilissimo, senza montarsi la testa, te lo dice Daniele, dalla Sardegna. Ma io non so, datemi degli haters, se davanti a qualcuno, perché io...
arriveranno, Marco. Aspetta, questo arriva. Ti volevo dire prima di partire con i nostri botte e risposta. Vedrai, ma credo che tu lo sappia anche meglio di me, quando tu affermerai delle cose, ma non è vero cosa sta dicendo, a me invece io faccio in un'altra maniera. Cioè è chiaro, nessuno ha la verità in mano, è ovvio. Mi metto lì, esatto, sapendo anch'io di non averla proprio. Cioè ci sono delle cose oggettive, no? Cioè cose certe, soprattutto quando si parla di tecnologia. E lì purtroppo affermo quello che bisogna affermare. Poi certe cose mi rendo conto che siano opinioni, le distingo molto bene. Sulle opinioni ho grande rispetto, ci mancherebbe altro. Perfetto, guarda, partiamo con la prima, te la fa Cristiano. Dice: se arriva una mail contenente un link truffa, è vero che se non la eliminiamo potrebbe comunque prendere i nostri dati sensibili? Allora, generalmente no, chiaramente poi ci sono delle eccezioni che se no entriamo nel tecnico non usciamo più. Però in genere il punto è non cliccare sopra quel link. Se non abbiamo cliccato sul link, in genere, perché poi la certezza non c'è mai, però diciamo che nel 99% dei casi possiamo stare tranquilli. Quindi Marco, noi facendo elimina, la mail va nel cestino e da lì poi svuota cestino e in teoria è sempre rimasta intatta, non l'abbiamo... Sì, è come se fosse un virus dentro una specie di, se vogliamo, proprio dentro una sua provetta. Scatola. Per cui se dormiente, cioè non la accendiamo, è una cosa dormiente e così si elimina. Ok, non clicchiamo, ti posso dire... Marco, ti posso dire una cosa? Tu allora calcola, io faccio purtroppo o per fortuna radio da secoli e ogni volta mi sorprende la reazione del pubblico. Sono come un bambino che mi diverto a vedere ancora la reazione che fa. Bello. Ecco, tu dovresti vedere, per esempio, una cosa che io non mi aspettavo, magari invece tu sì, perché la vivi, io non. È partito un derby con Salvatore Aranzulla. Ah, non c'è derby, è bravissimo. Ma quale derby? Ma lui è straordinario. Ma io, figuratevi, a parte che siamo in due campionati diversi, ma io tipo per lui. Cioè è un bravissimo imprenditore. Ma mi diverte questa cosa, Marco, perché Aranzulla, in effetti, tu ogni ricerca che fai su Google, come devo fare per lavare l'intimo a 100 gradi di cotone? Viene fuori Salvatore Aranzulla. È vero? Vabbè, lui è stato bravissimo. Un editore straordinario, un ragazzo che si è messo lì a fare questa cosa. È vero. Ed è numero uno, bravissimo. No. Allora, Luca da Pisa. Torno sul pezzo, Luca da Pisa, è importante avere un antivirus per gli smartphone? E se sì, secondo te, quale usare? Allora, diciamo che per quelli della mela possiamo anche farne a meno, dobbiamo aggiornare sempre il sistema operativo, il firmware, ogni volta che ce lo chiedono, anche se ci annoia quel tastino lì, dobbiamo fare quello sforzo. Okay. Per quanto riguarda invece il mondo Android, in generale, quindi quello del robottino, è un po' più debole, perché la sua natura lo rende più aperto e quindi, come tutte le cose che sono poi modificabili anche dall'utente, di conseguenza lo sono anche da parte dei criminali informatici. Uh-huh. E quindi lì un antivirus non fa male. Di solito quelli free, quelli gratuiti, vanno bene lo stesso. Mm-hmm. Non serve per forza comprarne uno a pagamento. Chiaramente i nomi più noti pagati di solito coprono e proteggono un pochino di più. Ma il miglior antivirus di tutti è quello, un vecchio detto era, è quello che sta tra la tastiera e la sedia, cioè noi con il nostro cervello, perché quello è il punto. Chiarissimo. Marco, me lo confermi? Perché vabbè, io sono un po' San Tommaso. Me lo confermi, come tutti, anche mio figlio, tutti quelli che conoscono, quelli della mela si sentono inattaccabili, ma me lo confermi che è proprio così? Cioè siete, o allora, perlomeno sono, ecco. Allora, nell'informatica un server non troppo sicuro è un server spento. Dentro, si dice così, no? Dentro una cassa di cemento è sotterrato, spento, e ancora non sono tanto sicuri gli informatici, quindi la sicurezza assoluta non c'è mai.
però la natura di quell'azienda, quello che vende quell'azienda è questo in fondo, cioè oltre a alcune cose che possono apprezzare, altre dal design ad altre cose, l'usabilità, ma una delle caratteristiche principali è proprio quella di farti pagare delle cose, perché in cambio ti dice: guarda, io non voglio in cambio i tuoi dati, non voglio in cambio altre cose, io mi devi solo dare i soldi e io in cambio ti do privacy, almeno per ora è così, poi magari cambierà stile. Ti do privacy e sicurezza, chiaramente ti limito, cioè non puoi fare tante cose perché te lo impedisco, però grazie a questo ti obbligo a fare quel che dico io, che di conseguenza è sicuro. Ora, di sicuro non c'è nulla se io premo sul link e do la mia carta di credito al primo che me lo chiede. Però perlomeno il dispositivo è un po' più sicuro di altri. Okay. Sì. Perfetto. Bene. Max, vai tu. Buongiorno esauriti, ho una domanda. A me è arrivata una mail ricorrente nelle ultime due settimane in cui mi diceva: il tuo corriere è fermo alla dogana di X, per dire, a Concorrezzo. Clicca per sbloccare il pacco e farlo arrivare a casa tua. Solo che io non ho pacchi in ballo, nel senso. E quindi non cliccare. Non cliccare. Per fartelo arrivare a casa. Non cliccare è la prima regola. Però uno diceva: allora non clicco da nessuna parte. No, si può fare. Allora, se hai il dubbio, siccome tutti stiamo aspettando dei pacchi, dai, e loro contano su questo. La prima regola è dire: va bene. Allora, quando io ho comprato online quell'oggetto, loro mi hanno molto probabilmente mandato via email un tracking number, cioè un numero di spedizione. A quel punto vado manualmente sul sito del corriere, io lo digito proprio nel browser, inserisco quel tracking number e se c'è qualche problema me lo dirà direttamente il sito. Questo è il modo più sicuro per fare questo tipo di verifiche. Vale per tutto, vale per comunicazione della banca, vale per comunicazione del social network, vale per tutto. Si va direttamente nel sito ufficiale e da lì si cerca qualcosa. Se ci sono problemi, di solito sono scritti. Perfetto, occhio perché entriamo veramente sul podio. Allora Marco, si parla di questo fantomatico man in the middle. Allora, purtroppo tanti ne sono vittima, ne sono ostaggio, inconsapevoli. C'è una maniera per scoprire se veramente qualcuno sta manipolando, osservando i nostri invii, il nostro contatto con un browser, con un server esterno? Allora, premesso che anche nella vita reale spesso nelle coppie c'è un mezzo video. Bravissimo, bravo, certo. Da scoprire, cioè un terzo in mezzo, eccetera. Non è facile, bisogna essere degli esperti, sia per quanto riguarda la vita fisica, sia per quella digitale. Allora, diciamo che il Mad in the Middle è in sostanza quando tutti facciamo un esempio di Mad in the Middle. Io sono all'aeroporto, mi collego ad una WiFi aperta e chiunque quindi è potenzialmente in grado di intercettare il traffico che passa tra me e la WiFi. Quindi io digito i miei dati della banca, quello è in mezzo, in the middle, li legge e li va a inserire al posto mio. Questo è il man in the middle. Quindi per proteggersi da questo, chiaramente valgono tutte le regole di sicurezza che di solito bisogna adottare. Quindi una, a proposito, ne dovremmo dire mille, ma già che abbiamo fatto l'esempio dell'aeroporto, occhio alle WiFi aperte, cioè quelle che non chiedono la password, perché quelle lì di conseguenza non sono criptate, quindi tutti i dati che passano sono aperti, chiunque a fianco con un particolare dispositivo è in grado di leggere quello che passa e siamo fregati. Come ci si salva? Si evita di collegarsi alle WiFi aperte, meglio collegarsi alla propria 4G, se proprio non si può fare, attivare una VPN, che anche lì si apre un mondo, ma ci sono, basta cercare nei vari store, VPN, Verona, Padova, Napoli. Ma pensa te. Il problema, Marco, poi chiudiamo su Man in the Middle, è che una volta che magari hai fatto la cazzata di cliccare o andare, come hai detto tu, su un wifi aperto, ecco, questo virus in teoria poi ti va ad annullare anche i tuoi antivirus, cioè te li mette in condizioni. Dipende, se
se quello che è successo è che è riuscito a entrare addirittura nel tuo device, nel tuo dispositivo, nel tuo computer, lì sei fregato. Cioè, lì, ammesso che tu te ne renda conto, devi formattare tutto, cancellare tutto, come nella serie Mr. Robot, metterlo nel, adesso esagero un po' per scherzare, nel microonde, spaccare, martellare, bucare col trapano. Ora è un po' esagerato, però ecco, diciamo che bisogna ripartire un po' da capo. Se invece si tratta semplicemente di dati in, come si dice, rubati attraverso una connessione wifi aperta, quello si riduce solo a quei dati rubati, non è che di conseguenza sono entrati nel dispositivo. Entrare nel dispositivo di qualcuno non è una cosa proprio così semplice. Sì. È un po' più tecnica. Luca da Lomagna, ciao, l'applicazione 1.1.1.1 funziona per proteggere i miei dati? Non lo so, si riferisce a un DNS? Infatti, allora, quello è un DNS, quindi è una, praticamente DNS è quella robina che è un elenco telefonico, traduce i nomi, google.com, in un numero, perché i computer con le internet hanno tutti un numero, come se fosse un numero di telefono, e il DNS è la guida telefonica, e quello la sostituisce, cioè sostituisce quella standard con una in teoria un po' più sicura, ma diciamo che è, come dire, una piccola percentuale di sicurezza in più, ma non è abbastanza, evidentemente. Sì. Posso fare una domanda, capitano? Perché in tanti, veramente tanti, dicono di essere stati chiamati dal loro stesso numero di cellulare. Sì, è molto facile impersonare chiunque, qualunque numero. Ci sono addirittura, adesso non dico i nomi per ovvie ragioni, ma applicazioni o siti che si trovano online che permettono di mandare sms o fare telefonate con qualunque numero di telefono, perché la scelta del mittente, questo vale anche per l'email, è una cosa piuttosto semplice da fare. Può sembrare da fuori una cosa da hacker cattivissimo, bravissimo, in realtà sono cose abbastanza semplici e banali, quindi occhio quando arrivano telefonate di quel tipo, perché evidentemente cioè è facile farlo, ecco, non sta succedendo qualcosa di incredibile. Sì, sembra esoterico, i fantasmi, ma ha chiamato il mio nome. Ma non bisogna rispondere. A volte abbiamo bisogno di riflettere un po' e di parlare con se stessi. Iniziate ad andare in autoanalisi e parlate con il vostro subconscio, magari facciamo una chiacchierata. Chi è Max? Buongiorno a tutti, sono Otello di Milano. Volevo fare una domanda, ma tenere l'applicazione della banca sul cellulare con l'home banking, magari se uno su un conto corrente ha una cifra abbastanza importante, è pericoloso? Cioè possono entrare e rubare i soldini dall'applicazione del telefono? Grazie, buona giornata a tutti. Allora, possono entrare nel telefono, perché può succedere, una volta che sono nel telefono hanno accesso a tutte le cose, compresa l'applicazione della banca. Questo tuttavia non significa che sia insicuro tenere l'applicazione della banca sul telefono. Pare di aver sentito l'ascoltatore, che forse è un pochino sbagliato, è quello di tenere i soldi sul conto corrente collegato a tutte, alle carte, a tutto quel tipo di attività. Il modo migliore, se una delle somme più importanti che vuole tenere in banca, apre un altro conticino che ormai costano poco e niente, li sposta là senza carta di credito, senza un banking, senza accesso, e lo usa solamente per trasferire i soldi e basta, in modo che da quel conto non ci sia modo di avere, di portare via soldi se non attraverso metodi più analogici. E quali sono? Andare direttamente. Vai fisicamente, vai. Non so. Cioè, vai fisicamente, o se non vuoi andare fisicamente, ci sono anche, come dire, c'è la possibilità di attivare semplicemente la possibilità di trasferire soldi da un conto all'altro della stessa banca e non attraverso altre cose. Quindi è un trasferimento interno che si può fare online. In Inghilterra si può fare, in Italia non. Perché qua ancora, Marco, tanti stanno citando materassi, credenze, mattonelle, qua dicono che bisogna tornare alla preistoria. Ma no, bisogna semplicemente, in futuro non si può fermare, le invenzioni non si possono disinventare e quindi non si può fare niente. L'unica cosa che si può fare è purtroppo gioco forza, dovere un pochino impegnarti di più nel proteggersi, un po' come si fa quando nel mondo fisico uno dice guardo prima di attraversare la strada, che noia, prima non c'erano le macchie, adesso però devi guardare. Ecco, un po' giustissimo, bello, mi piace. Chiedete info per proteggersi dai keylogger. Daniele da Rimini.
Allora, i keylogger sono software che si installano e che leggono quello che scrivi sulla tastiera, che è la cosa peggiore, perché di solito si scrive di tutto, le password, le cose, le robe. Spesso sono fisici, cioè qualcuno arriva a casa tua, truc, ti infila un piccolo USB tra il cavo della tastiera e il computer e tutto quello che passa da lì lui lo legge. Oppure sono proprio software che si installano, soprattutto nel mondo Android, si chiamano APK, sono le applicazioni che circolano, a volte riescono a infilarle dentro i software, quando andiamo a scaricare applicazioni gratis che riusciamo un po' a piratarle, a portarle via, il 99% di queste contiene dentro dei virus e dei keylogger. Quindi occhio, uno dice, ah che bello, ho comprato quel gioco gratis al posto, cioè l'ho avuto gratis al posto di pagare. Sbrem. Sì, però ti sei portato a casa, hai capito, i keylogger, quindi occhio, occhio a cosa si installa. Boris, qualcosa? Sì, in particolare ci sono le truffe cibernetiche che riguardano proprio le banche, sono quelle che più preoccupano. Noi ieri abbiamo dato come consiglio, Marco, magari maccheronicamente, di non concedere mai i propri codici, perché la banca non li chiederà mai né al telefono né via mail. Se proprio avete un dubbio, anziché seguire un link, andate sul vostro home banking oppure sul sito ufficiale, ma non seguire quello che c'è scritto nelle mail. Altri consigli decisamente più utili? Va bene così. Beh, quella è la cosa principale, andare, come dicevo prima, andare sempre nel sito ufficiale e da lì seguire le procedure. Anche lì di sicuro non c'è mai nulla, perché uno potrebbe essersi impadronito di alcuni aspetti del tuo computer e della tua rete, farti sembrare che il sito sia ufficiale, non lo è. Però diciamo che dobbiamo risolvere un problema alla volta, per cui la prima cosa che accade se ti arriva un link di quel tipo è andare sul sito delle poste, che è uno dei quelli che vengono utilizzati come link per fregare le persone, perché arriva un pacco, perché c'è la posta. Possiamo dare questo consiglio. Possiamo dare questo consiglio in generale: se vi arriva una mail, non cliccate mai nel link. Se proprio avete una spedizione che vi sta per arrivare o un conto corrente su cui aspettate un accredito, leggete questa mail, ma dopo cercate sui siti ufficiali, cioè non seguite mai il link contenuto all'interno della mail. Assolutamente. Bravo. Allora, precisiamo, siamo in diretta con Marco Camisani Calzolari, che è in un aeroporto. A che punto è il tuo volo? Quanto abbiamo ancora? Ma io adesso sono uscito dai controlli e poi vediamo tutti questi atomi da trasportare, che sono una noia mortale. Ok, abbiamo ancora una decina di minuti, quindi dai, lo sfruttiamo. E non è detto che poi magari tornerà, io me lo auguro, con una sua promessa al nostro ospite. Tutti questi suggerimenti li do regolarmente online gratis, non vendo nulla, sai, gli influencer poi alla fine ti danno gratis qualcosa, qualche consiglio, poi patapam, ti vendono qualcosa. Ecco, non faccio parte di quelli, per quello che mi vogliono bene. Per cui comunque questi consigli li do in tutti i miei social, basta cercare il mio nome, Marco Camisani Calzolari. Esatto, e tra l'altro gli daremo, tra poco daremo questi tuoi contatti. Chi è Max? Bello, che magari sono utili a qualcuno, dai. Buongiorno capitano, buongiorno caro Marco. Buongiorno. Ma avere tutto con l'impronta digitale, quindi utilizzare l'home banking con l'impronta digitale, autorizzare alcuni accessi, alcune applicazioni con l'impronta digitale, è sicuro? Allora, c'è un tema molto importante che è un po' più alto della sicurezza della singola persona. Tecnicamente non cambia un granché, no? Io mi autentico con un sistema biometrico, come si dice, cioè che misura un pezzo del mio corpo e quindi mi permette di accedere. E fin lì tutto abbastanza bene. Il vero problema è più, se volete, filosofico, informatico, guardando al futuro. E ve lo spiego così. Se vi rubano la password, voi la password la potete cambiare. Se vi rubano i dati delle impronte digitali, e chi le cambia? Per cui è un po', come dire, il mondo dell'autenticazione biometrica ha quel pericolo, cioè che è purtroppo poi dopo le tue informazioni biometriche non le puoi più sostituire. Quindi può essere che per ora non è un tema, come dire, caldo, ma guardando al futuro ci potremmo trovare di fronte al fatto che hanno rubato database di impronte digitali, c'è anche la tua, e non ti possono più dire, come succede spesso, cambia la password, che mi cambio l'impronta digitale. E quindi è impossibile, ovvio. Marco, quali sono secondo te, qui andiamo sull'opinabile, ovvio, è impossibile che possa essere oggettivo, quali possono essere secondo te dei DNS sicuri?
Ma guarda, ce n'è uno gratuito, io poi cerco di dare sempre solo cose gratuite, di Google, che ti dà, si chiama 8888.8.8.8 e poi come secondo 4.4.4.4, che si può mettere dentro le informazioni del DNS. Chiaramente in cambio di questa sicurezza gratuita, nel frattempo Google vede tutto, tutti i posti dove vai. Ma è una come dire, è la storia del digitale, no? In generale, è il prezzo del biglietto, questa sì. cosa. Sì. È il prezzo del biglietto. Si dice questa cosa, sì. Quando non paghi un prodotto online, il prodotto sei tu. Sì, sì, sì. Okay, è chiaro. Marco, ci chiedono se ti entrano nel computer e poi ti chiedono il riscatto, quindi soldi per sbloccare il PC, che cosa dovremmo fare? Glieli diamo o non glieli diamo? Non paghiamo mai, ormai siamo nei guai. Come sempre, la prevenzione è noiosissima. Poi quando succedono le cose, tutti, oddio, ti do la vita putti di avere. No, sì. È così come il backup che bisogna fare, è normale. E non paghiamo, perché cosa succede? Non per altro, non tanto per una questione di che poi dopo alimentiamo la malavita. Sì, anche per quello, ma soprattutto perché poi non smettono più di chiederti soldi. Poi ti dicono, ah sì, ecco bene, grazie, adesso me ne dai altri 5.000. Perché chiaro. Altrimenti niente, tu fai, anche ne ha pagato 5, ne ha dato altri 5, c'è un momento in cui poi ti stupi. Per cui non paghiamo i criminali, perché nella maggior parte dei casi non ti ridanno i tuoi dati. Non se ne esce più e non è proprio quel meccanismo del ricatto. L'altra sera ti vedevo, Marco, a Striscia, e parlavi ora di questa intelligenza artificiale, dove ormai si arriverà, se non si è già arrivati, alla clonazione di voci familiari o voci pubbliche o voci. Come siamo messi sotto questo aspetto? Sono alla portata di tutti, chiunque può clonare la voce di qualcuno. Peraltro l'intelligenza artificiale fa anche molto di più. Se, per chi ha provato ChatGPT, sa che sì? è in grado oggi di mettere insieme una marea di informazioni e di comunicarle in un linguaggio che a noi sembra più che naturale. Allora, il futuro, a proposito, sai quando dici ma arriva una chiamata con la mia voce, ecco, una delle truffe che arriveranno presto saranno quelle in cui i malintenzionati, i truffatori utilizzeranno la voce di qualcuno, perché ormai sono tutte molto verticali, cioè sanno tutto di tutti se vogliono, perché è pieno di database rubati online con tutte le nostre informazioni. Quindi non è così difficile dire, allora aspetta, chi sono i suoi amici? Loro. Chi sono i suoi parenti? Loro. Ok, questo peraltro lo fanno sistemi automatici, non c'è più una persona che deve andare via ad avercela proprio con te. Parte una chiamata con un testo scritto automatico da ChatGPT con la tua voce a un tuo familiare, dicendo che hai un problema, che devi mandare, deve darti un bonifico urgente perché sei nei guai, la voce è quella, l'interazione è corretta e tu paghi. Per cui e lì ritorniamo al materasso, Marco, però dai, ammettilo, tra poco ti vedremo fare le aste. Sì, ci hanno fatto una canzone anche quelli di com'era? Allora, guarda, chiudo con questa, poi diamo subito i tuoi contatti perché sono tantissime, non riusciamo ad accontentarvi, però lui è bravissimo, botta risposta, sta reggendo. Allora, calzolari, che pile devo usare per un vecchio ciccio bello che chiama mamma, secondo te? Allora, non essendo un tuttologo, non usando il cicciobello da tanto tempo e soprattutto non chiamandomi calzolari, perché io sono bravissimo, ma quando mi dicono calzolari io faccio non sento, I don't understand, comincio a parlare inglese, no? Per cui non lo so il cicciobello, che io devo dire il cicciobello. Va bene, era una battuta. Boris, i contatti di Marco. Ovvio. È presente un sacco, su tutti ce li chiedono. Social, allora, vabbè, basta, andiamo su tutti i social e scriviamo Marco Camisani calzolari e mi trovate. E poi c'è anche il sito camisanicalzolari.it dove ci si può scrivere la newsletter, dove insomma alterno un po' di informazioni utili con qualche, appunto, alla mattina sempre il phishing del giorno e della settimana che circola, a volte temi un pochino più alti, cioè parlo del digitale, dove stiamo andando, intelligenza artificiale, insomma, tanti anni che lo faccio, quindi vedo un po' il futuro. E soprattutto non vendo niente alle persone per scelta. Bravo. Grandissimo, grande Marco. Marco, lo chiediamo già adesso in diretta ad Antonio Ricci. Oh, guarda che Antonio, perdona, umilmente, guarda che Marco lo rivogliamo, prossima settimana ritorna qua da noi a tutto esaurito. Marco, bene, ti auguriamo buon viaggio. Ti auguriamo buon viaggio e grazie. Ciao. Grazie di cuore. Buona giornata. Ciao Marco. Ciao Boris. Bello.
C'è poco da aggiungere, è stato tutto esaurito con noi il numero uno dell'informatica, colui che sa cosa si nasconde dietro ogni piccolo chip.